In queste ore ha parlato Nicolò Schira della situazione Juventus e in particolar modo di un giocatore che si può avvicinare non poco alla Juventus e potrebbe firmare a breve per la Juventus. Andiamo a analizzare tutto nel dettaglio qui su FCM News Sport. Io come sempre vi ricordo che qui sarete costantemente aggiornati sulle vicende Juve. Stiamo arrivando a quota 55.000 iscritti, quindi sarebbe un obiettivo straordinario. Piccoli passi, stiamo arrivando a questo obiettivo, grazie davvero di cuore. Ovviamente se vi va iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e lasciate un like a questo contenuto. Allora andiamo a notizia, soprattutto voglio sentire la vostra qui sotto nei commenti relativamente a questo argomento. Perché la Juventus, secondo Nicolò Schira, la notizia di poche ore fa, sta avviando i contatti con un giocatore che è di proprietà della Juventus, ma che sta lontano da Torino facendo di fatto tanto bene altrove. Perché a breve ci sarà un incontro alla Continas tra Giuntoli e Manna e l'entourage di Mattia Sulè, giocatore che, l'abbiamo detto più e più volte, sta facendo non bene, benissimo in questo inizio di stagione al Frosinone. E la Juventus quest'estate, quando prende un piccolo blocco Juve rappresentato da Barrancea, Sulè e Caiorghe e lo manda a Frosinone per giocare al Frosinone, lo fa perché sa che a Frosinone ci sono delle buone basi solide per poter restare in questa Serie A. Il Frosinone è una squadra che l'anno scorso è salita con grande merito in Serie A giocando bene al calcio e soprattutto sa che in questa piazza può il valore di questi tre ragazzi salire. I due argentini e il brasiliano sono andati là per giocare, per farsi spazio. Barrancea e Sulè fin da subito sono stati delle pedine importanti per Di Francesco, che li ha messi sempre in campo con regolarità. Barrancea dalla prima partita subito regista, Sulè fin dalla prima partita subito esterno a destra, e hanno fatto vedere fin da subito delle cose importanti per la piazza di Frosinone. Con Caiorghe la situazione è un po' più delicata, anche perché rientrano infortuni e quindi si prende del tempo Di Francesco per lanciarlo nella mischia. La Juventus però a breve avrà un incontro per firmare un nuovo contratto, perché in questo momento il contratto che lega Sulè alla Juventus è fino al 2026, quindi è un contratto che non è che scade l'anno prossimo, siamo nel 2023, il 2026 è bello che lontano, ma nonostante ciò la Juventus ha intenzione di rinnovare il contratto a Sulè. E questo perché? Perché i bianconeri sarebbero non poco, ma molto soddisfatti delle prestazioni dell'argentino. Questo ragazzo, infatti, sta facendo benissimo a Sassuolo, al Frosinone. Perché dico Sassuolo? Perché lui era stato quest'estate inserito nella trattativa col Sassuolo per Berardi. E la Juventus vede questa situazione come un pericolo scampato. Perché la Juventus quest'estate aveva offerto il cartellino di Sulè più una cifra intorno ai 10 milioni per il cartellino di Berardi, valutando lo stesso 25 milioni, quindi 10 di parte cash e 15 la valutazione di Sulè. Il Sassuolo ha ritenuta bassa questa offerta, dicendo alla Juve no, a queste cifre, soprattutto a poche ore dalla fine del mercato, noi non lo vendiamo. Anche perché non aveva ritenuto, erroneamente mi viene a dire, Sulè all'altezza della situazione. Cioè non riteneva Sulè un giocatore ancora pronto per la Serie A. E io fin da subito ricordo che pensai che la piazza di Sassuolo poteva essere perfetta per Sulè. E quella trattativa là per il Sassuolo sarebbe stata perfetta, perché incassavi 10 milioni per Berardi, per un giocatore di 30 anni, e comunque 10 milioni per Berardi sì, sono pochi, ma prendevi un giocatore del valore di 15 milioni come Sulè, che è un ragazzino di fatto, ma poteva con te crescere, perché Sassuolo è una piazza perfetta per giocatori che devono crescere, perché puoi anche sbagliare 1, 2, 3 settimane di fila, ma quella piazza tra virgolette te lo perdona, e un giocatore come Sulè avrebbe trovato tutto lo spazio e tutta la possibilità, anche perché Sulè è il perfetto sostituto di Berardi, se ci pensate, in un attacco a 3 lui gioca lì largo a destra. Il Sassuolo ha rifiutato e poi da lì è nata la trattativa col Sassuolo. Questa operazione è stata eccezionale per la Juventus, perché Sulè tornerà, addirittura in questi giorni si sta parlando della possibilità di tornare alla Juventus, ma con un contratto che possa essere rinnovato. Il suo agente, che si chiama Guasta di Segno, un nome particolarmente interessante, e sarà a Torino per parlare di un prolungamento con adeguamento dell'ingaggio. Cioè l'intenzione non è soltanto quello di allungare il suo contratto,
ma quello di adeguare un contratto che ad oggi prevede, diciamo, non un contratto da grande giocatore, ma un contratto da giovane, fondamentalmente giocatore della next gen. L'adeguamento serve anche per mandare un messaggio alla società: guardate che noi firmiamo con voi e vogliamo restare alla Juventus, e a Juventus dà un messaggio all'entourage dicendo: su questo ragazzo ci puntiamo. Perché, lo ha detto qualche giorno fa Costa di Segno, è stata un'altra intervista di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, lo ha detto: mi sento giornalmente con Manna e con Giuntoli, quindi ogni settimana ci andiamo aggiornando, quindi fatto loro stanno mandando questi giovani a giocare, ma li seguono giornalmente, cioè giornalmente questi ragazzi vengono seguiti, vengono in qualche modo sottoposti all'attenzione dei dirigenti della Juventus, che vogliono vedere l'evoluzione, anche perché in queste ultime ore stanno facendo discutere le parole di Giuntoli, che ha parlato di una Juventus che deve in qualche modo rivedere i costi, ma allo stesso tempo pensare a un calcio sostenibile, pensare a una Juventus che deve pensare più alle prestazioni rispetto al passato, che deve guardare sì il risultato ma anche le prestazioni, attraverso un'idea che deve rivedere i costi, cioè non sarà più una Juventus spendaccione come qualche anno fa, deve essere, che quindi si permette il lusso di prendere il Cristiano Ronaldo di turno in una situazione in cui forse non se lo poteva permettere, e due anni prima di una pandemia che ha di fatto distrutto quell'operazione. È una Juventus questa invece che deve puntare sui giovani e quindi prenderli molto giovani per portarli in prima squadra, e poi quelli che non vanno bene possono anche essere ceduti. Ma prendiamo l'esempio, non so, di Rovella, lo prendi a poco e poi lo rivendi alla Lazio per meno di 20 milioni, ma ci sono altri casi, perché Rovella era già un giocatore della Serie A, ci sono altri casi. Prendiamo ad esempio Sulè, potrebbe essere rinnovato il suo contratto, ma poniamo il caso che l'anno prossimo, quest'estate, o meglio la prossima estate, la Juventus arriva a una cifra intorno ai, dopo una stagione eccezionale col Frosinone, chi ci dice che non possa capitare a Sulè quello che è successo qualche anno fa con Kulusevski? Ricorderete la stagione meravigliosa di Kulusevski, che portò una squadra grande come la Juventus a investire dopo appena 6 mesi 35 milioni su di lui. Ora, non dico che capiterà lo stesso, ma mettetevi nei panni di una società della Premier che vede un giocatore del genere che fa così bene a Frosinone. Per la Premier League ricordiamoci che 30 milioni sono nulla. Qualche anno fa prendeva gente come Touré e Scamacca dal Sassuolo per queste cifre, cioè 30 milioni. Quindi non è impossibile pensare a una cifra quest'estate di fronte a un campionato eccezionale di Sulè anche per 25 milioni. E voi immaginate una Juventus che si trova di fatto davanti ai propri occhi un'offerta da 25 milioni per Sulè. Secondo me potrebbe anche accettarla. Perché? Perché la Juventus ha intenzione di fare questo con la next gen. Cioè, ci sono i giocatori buoni per la propria squadra? Benissimo, portiamoli. Ma valutiamo anche il fatto che giocatori presi a zero possano poi arrivare in prima squadra e essere valutati 20-25. E a quel punto hai fatto una super plusvalenza. Immaginate quello che fa l'Atalanta da tanti anni. Mi viene in mente Kulusevski, ma sono tanti i casi di giocatori che arrivano giovanissimi dal settore giovanile e poi vengono rilanciati, o comunque vengono presi a poco e vengono poi venduti a tanto. È questa l'idea della Juventus. Quando si parla di calcio sostenibile si parla di questo, cioè di valorizzare i giocatori che hai nella rosa e poi mandarli e poi magari cederli. Da questo punto di vista però c'è un problema, perché se li mandi in prestito possono essere valorizzati, il problema è quelli che hai in rosa. Eh sì, perché quelli che vanno in prestito trovano spazio e sicuramente possono essere valorizzati. Il caso dell'argentino Sulè è un esempio evidente. Poi però ci sono i casi dei giocatori che arrivano alla Juventus, e in quel caso io credo che il problema lì sia rappresentato dal lavoro di Max Allegri, che è un dato fattuale, evidentemente non ha valorizzato i giocatori che ha in rosa. L'unico che mi viene in mente probabilmente è Adrien Rabiot, che comunque ha il suo valore perché è arrivato a parametro zero, quindi comunque rappresenterebbe una plusvalenza un'eventuale cessione del ragazzo, anche se potrebbe andare in scadenza quest'anno. Ma attenzione, tutti gli altri sono un problema, a partire dalla difesa, con Bremer, Danilo e compagnia cantante. Bremer è arrivato per 41 milioni, oggi il valore sicuramente non si è alzato. Locatelli idem, è arrivato a 30-35 e il valore non si è alzato. McKennie, tutti gli altri giocatori, lo stesso Kostic ha perso il suo valore, lo stesso Vlahovic lì davanti, sono tanti, e per non parlare di Moise Kean. Cioè Juventus, oltre che fare questo tipo di lavoro con i ragazzi mandati in prestito, secondo me, se vuole andare incontro a un calcio sostenibile, deve anche pensare di cambiare qualcosa in panchina. Ad esempio, secondo me migliore che c'è in circolazione per capire questo tipo di progetto è quello dell'Atalanta con Gasperini. L'Atalanta, immaginate il progetto Atalanta senza Gasperini.
sarebbe stato un problema. Con Gasperini che valorizza tutti i giocatori che è in rosa, dal primo fino all'ultimo degli attaccanti, evidentemente è un progetto che si può fare. L'Atalanta è l'esempio perfetto di Kulusevski, perché ricorderete, l'Atalanta ha mandato in prestito Kulusevski al Parma e ha acquisito 35 milioni da lui. Ma quanti ne ha acquisiti di plusvalenze da giocatori che aveva in prestito? O meglio, che aveva di proprietà e che ha venduto? Dai vari Cristanti, ai Mancini, a Chessy, a Petagna, tantissimi giocatori presi a niente o dal settore giovanile e poi venduti a cifre astronomiche. Pensate a Conti, pensate a Spinazzoli, sono tantissimi giocatori che l'Atalanta ha venduto dopo averli valorizzati. E ora che abbiamo gente come Cup Miners, per sapere 10 milioni, oggi ne vale 50, gente dico come Højlund, preso a 13 e venduto a 80, come Lookman, preso a 10 e chissà quanto verrà venduto, insomma sono tantissimi giocatori. L'ultimo secondo me è Charles de Ketelaere, preso come la scommessa persa del Milan, oggi dovrebbe essere una scommessa vinta dall'Atalanta. Questo è un progetto, quello della Juventus, che quindi non soltanto deve prevedere sicuramente il prestito di alcuni giocatori per poi eventualmente essere rivenduti, però se vuoi fare un progetto completo l'ideale sarebbe anche cambiare qualcosa da un punto di vista della gestione tecnica della Juventus, quindi rivedere anche un allenatore, prendere un allenatore che possa andare incontro a questo tipo di calcio sostenibile.